Sacro e il Profano di Francesco Graziotti, che è un veterano della Via degli Artisti, e lui esprime la sua arte in vari modi, ha avuto vari passaggi, adesso sta in questo. Spiegaci. Il Sacro ovviamente è questo. Questo quadro è intitolato Un uomo, è un Cristo non copiato, è un profilo che avevo messo via qualche anno fa, che avevo tracciato solamente il profilo e la linea. E dunque in occasione del Corpus Domini ho voluto creare per la prima volta questo profilo nella tela. È un pezzo unico, irripetibile, dietro c'è scritto una frase, quello che io penso, del Cristo che è un uomo, e qui c'è tutto il Cristo e tutta la sua sofferenza, come fatto, un uomo semplice proprio alla fine. Ha molti simbolismi questo quadro, tra cui questo fuoco, queste fiamme che stanno sotto, no? Sembra che sia l'inferno il Cristo, in realtà non è così. Dopo la sua morte c'è stata questa esplosione di spiritualità e queste fiamme che hanno poi avvolto, diciamo, tutta la terra. Tutti conoscono il cristianesimo. Proprio dalla sua morte nasce il cristianesimo e queste fiamme stanno a rappresentare questo. E poi, chiaramente, dopo si va anche esagerando con la religione. Qui invece abbiamo questo quadro, il suo titolo si intitola Enigma. Questo è un quadro che nell'apparenza può parlare da solo, non c'è tanto da dire su questo quadro. Ho messo vari punti, vari simboli che non c'è tanto da spiegare. Però qui ho voluto fare una sfida con me stesso. Ho voluto in un certo senso dipingere quello che le persone sono nell'interno, cioè l'anima, la loro emozione, quella che hanno dentro. Cioè ogni persona individuale è un enigma. Cioè io conosco lei, conosco lui, conosco lei, conosco lei, però non riuscirò mai a capire profondamente lei qual è la sua sostanza. Queste sono due persone, questa è la loro sostanza, non c'è bisogno di descriverla, si guardano e si guardano proprio nell'interno. Immaginiamoci che queste sono due anime, spoglie, nude, completamente nude.